Allora, io mi fregavo di un giamento con un psicologo e un unicolo. E devo dire che il pigiama ha fatto male. Non è che nessuno di noi abbia, diciamo, una dedicante per conto suo della realizzazione di opere, però prevalentemente, come in questo caso, a quattro mani. Quindi è un'opera che necessita di una sintonia di alto livello fra me e mio fratello, quindi un equilibrio, incorporando quello che sono le nostre conoscenze e anche l'azione pittorica durante la quale si interagisce per la realizzazione. Detto questo, voglio ringraziare la deputazione del Nibalo, anche il professor Lenzini, per aver scelto me e mio fratello, che ci hanno dato molto questa chiamata a rappresentare il Nibalo. Non ce lo aspettavamo proprio. Il fatto che avete considerato noi che siamo della città di Forlì degni di rappresentare un'opera di questo tipo ci ha reso molto felici e ci ha dato anche una grande responsabilità, cioè quella di professionalmente, nella nostra competenza, rappresentare al meglio quello che ci è stato conferito come onere. Ora qui vedete nel Nibalo San Pietro, vi diciamo che l'arte in sé ha un aspetto di liturgia, cioè di preghiera. Fare arte vuol dire anche porsi in una dimensione, diciamo, dell'ascolto del nostro spirito. Il fatto che c'è la rappresentazione di un santo così importante come San Pietro, e lo abbiamo fatto anche come cattolici, grandi peccatori ma ferventi cattolici, lo abbiamo fatto anche con un trasporto molto di rappresentazione della cosa in funzione a quello che è l'espressività che sentiamo dentro di noi nella nostra fede, quindi anche un atto di fede, è uno stato di grazia che ci viene anche donato da voi di Faenza, perché durante la rappresentazione dell'opera sono accadute diverse cose. Innanzitutto non avevamo il modello, noi non volevamo rappresentare San Pietro, diciamo, nella stereotipia dell'iconografia classica comune. Infatti, come potete vedere, a qualcuno forse a voi non può star bene, questo San Pietro non è vegliardo consueto, è un San Pietro abbastanza giovane. Abbiamo dovuto trovare un modello che non riuscivamo a trovarlo, fino a che si è presentata una persona che per me, quando io pregai San Pietro, dicevo: faccio tra che abbiamo un limite di tempo per poter presentare l'opera dei tempi richiesti, è arrivato questo signore, era il nostro San Pietro perfetto. Questo signore, mi sembra giusto nominarlo, non è in sala, però si chiama Andrea Maltoni, che ha posato gratuitamente per diverse pose durante il lavoro affinché non facesse questo San Pietro. Questo San Pietro, come vedete, è attorniato da questo cielo, che è un cielo, diciamo, figurato in quello che è del paradiso, quando gli è stata data dal Signore, gli sono state date le chiavi con l'autorità papale, come il primo vicario di Cristo. Lui ovviamente trasfigurandosi nella sua ripresa giovinezza, nel fatto che la sublimazione dell'anima, quindi che si riflette anche dentro al suo corpo, lui attorno a questo cielo paradisiaco per San Pietro, che impone nella sua possenza l'immagine di santo, quello che è la dichiarazione della forza che Dio gli ha dato, cioè il condurre il suo popolo e quindi questa grande autorità papale. Abbiamo il lago Tiberiade, dove lui soleva pescare, con le montagne della Galilea e la pietra. Tu sei Pietro, qui c'è una grande pietra, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno. Adesso passo a mio fratello la parola, mio fratello gemello, che devo dire, in un'opera così grande, a volte, cioè noi sono anni che siamo molto d'accordo, però ci sono dei momenti che, cioè, dobbiamo decidere i rapporti tonali, i equilibri armonici del romantismo, alcuni elementi da aggiungere. Io devo ringraziare mio fratello, io sono un carattere un po' prevaricatore rispetto a lui, però devo ringraziare perché mio fratello mi ha sempre condotto verso, diciamo, una conclusione di buon livello e soddisfacente. Grazie. Insieme ringrazio anche tutte le volte che mi hai sostenuto, perché quando un artista deve lavorare, deve fare, gli è stata data una commissione,
del fare un'opera. Guardate, noi artisti siamo le persone più fragili del mondo. Quando Edoardo Bennato scrisse una canzone Abbi dubbi, ci ha preso. Tutti gli artisti, se non hanno dubbi, non farebbero mai cose importanti. E allora viene assalito dal dubbio, viene assalito anche dalla preoccupazione di fare qualcosa di grande qualità. Ma qualità, ricordatevi sempre una cosa, oltre i contenuti, di rispettare, di rappresentare in maniera confacente quello che vi si chiede, non pittori soprattutto, contemporanei soprattutto, anche tra i giovani, perché ce ne sono di bravissimi, medi e meno giovani, ci preoccupiamo della qualità pittorica, della realizzazione della pittura per la pittura. Quando la pittura è di qualità, allora tutto il resto dopo viene da sé. Questo noi ci preoccupavamo che fosse. Niente, noi... Sì, adesso ve lo dico, naturalmente, si è occupato dei costumi, bravissimo, ha detto giustamente una cosa, che il rosso è il sangue che rappresenta il proprio l'icona di come viene vestito appunto con il rosso San Pietro, quindi il sangue, il martirio, questa passione che rivive anche lui come Cristo, chiedendo anche di essere crocifisso a testa in giù. E questo è giustissimo. Allora noi invece, spezzando un po' con la tradizione, abbiamo scelto di rappresentare in un altro modo, che sempre comunque è confacente alla simbologia dei vestiti di San Pietro, l'arancione, quella specie di sciarpa, e la tunica invece di un blu scuro che naturalmente significa il mare. Quindi ciò che naturalmente accosta San Pietro nella sua professione anche normale di tutti i giorni, che era il pescatore, insomma. E l'arancione invece è un discorso, la storia, scusate, l'arancione della storia è un discorso legato alla principesca, diciamo così, visione di un santo che comunque è vicino. La santità non è che è vicino, lui è il paradiso, cioè alle porte del paradiso. Quindi una santità è talmente preziosa che quindi l'oro e l'arancione ci stanno proprio bene. Poi anche, scusa, anche una cosa dovuta alla tradizione di tipo bizantino, sì. La rappresentazione della sua arancia come significazione della sua vita, della santità assoluta di Cristo della... No, vorrei insistere sul fatto, come mio fratello l'ha accennato, poi vediamo, il fatto di un San Pietro che spezza con l'iconografia tradizionale del San Pietro vecchio, no? È molto bello, 400, 500, 600, rappresentato, diciamo così, con delle sembianze molto, come dire, senili, ecco, quindi la barba lunga, eccetera. Noi abbiamo voluto fare un San Pietro giovane, perché? Perché il senso delle cose della fede, riguarda la fede, la santità, non ha età. E quindi abbiamo voluto mettere un San Pietro giovanile che rispetti anche un uomo del nostro tempo. Guardate bene la capigliatura, non è pettinato all'indietro con i capelli popolosi che arrivano indietro fino a, diciamo, alle spalle, come molti vegliardi di cui i pittori si sono serviti per rappresentare San Pietro. Alla Francina. Quindi un uomo del nostro tempo, perché non ha tempo e non ha neanche, diciamo, né vecchiaia e né giovinezza, e senza tempo la figura di un San Pietro al quale noi dobbiamo sempre rispecchiarci, cioè un San Pietro del nostro tempo, un San Pietro nuovo, un San Pietro che rispecchia completamente nella sua santità, nel suo messaggio di fede. Siamo tutti chiamati a entrare nelle porte del paradiso, quindi a incontrare San Pietro. Quindi San Pietro dice: questa società, come quella di ieri, storica, antica, deve lavorare nella fede, nella preghiera, per poter che cosa? Il paradiso non è poi, il paradiso è ora. È ora, e per poter poi incontrarmi, perché io con le mie chiavi vi aprirò le porte.
e salire al paradiso. Ve lo auguro anche a tutti voi. Grazie. Grazie infinite per questa bella presentazione. Quando vedremo il palio là nel mezzo del campo della giostra ci ricorderemo tutte queste cose. Andiamo rapidamente verso la conclusione, ma naturalmente ora la presentazione.